Ciao amici di Motori Online, oggi siamo sul bellissimo circuito di Portimão per provare le nuove Honda CBR 1000RR e la 1000RR SP. Il motore resta nella configurazione 4 in linea con un incremento della potenza di 11 cavalli e una diminuzione del peso di 15 kg. Saliamo in sella e testiamole per voi. Nel turno pomeridiano siamo pronti per salire in sella la versione SP, equipaggiata in questo caso con gli slick di casa Bridgestone, i V02. Grazie al pacchetto di differenze dalla standard, non di poca importanza, la Honda Fireblade SP si trasforma in una moto molto precisa, che richiede una maggiore attenzione e più possibilità di modifiche, nella messa a punto proprio come piace ai piloti più esperti. Ai box, oltre alla curiosità di scoprire l'ultima Fireblade, troviamo niente meno che il tre volte campione del mondo Fast Freddy Spencer, che ci spiega il circuito di Portimão. Un circuito più unico che raro, con dislivelli e curve cieche che tolgono il fiato. Una volta presi i consigli e i segreti, iniziamo il nostro test in pista. La prima cosa che constatiamo una volta saliti in sella è che la moto è davvero piccola e corta. Non sembra davvero una 1000, se non fosse per il suo sound aggressivo e vigoroso. La dieta e le dimensioni più compatte si traducono invece anche in una minor protezione aerodinamica. Le pedane sono abbastanza alte, ma non molto arretrate. La posizione risulta comoda, ma al tempo stesso sufficientemente adatta a domare una moto da 192 cavalli. Portimão ha un tracciato molto fisico e richiede un apporto molto importante da parte del pilota e tanta precisione, anche perché fuori traiettoria l'asfalto è sconnesso. La parte migliore del percorso è quella finale, ma è anche la parte più difficile, perché è molto veloce in discesa, con due punti di corda, pertanto bisogna farci l'occhio prima di affondare con la manetta del gas. Già dopo le prime curve la sensazione di reattività e agilità si fanno sentire. La nuova Fireblade, molto ben bilanciata, si inserisce bene in curva per merito anche dell'equilibrio ciclistico e della taratura delle sospensioni. Basta poco per prendere confidenza con la moto, anche grazie all'anteriore preciso e comunicativo, che trasmette un ottimo feeling fin da subito, lungo tutta la curva. In definitiva, comunque, la ciclistica della Honda CBR 1000RR appare perfettamente bilanciata e in grado di confrontarsi senza nessun complesso con quella dei migliori concorrenti. Mentre usciamo dal curvone che mette sul rettilineo, in appoggio a destra in terza marcia spalanchiamo il gas e tiriamo le marce sempre al limite, provando a mettere in crisi le sospensioni, ma questa Honda in versione SP problemi non ne ha, è su un binario. La versione CBR 1000RR SP, a differenza della sorella minore, è equipaggiata con delle sospensioni Ohlins semiattine e pinze freno Brembo. Altra differenza della SP è il cambio dotato di quick shifter di serie, in inserimento di marcia ed in scalata, sulla versione base è optional, oltre al serbatoio in titanio da 16 litri, più leggero di 1,3 kg. Il motore resta il 4 cilindri in linea da 999,8 cm3, con le stesse misure di alesaggio e corsa. La potenza massima arriva a 13.000 giri e la coppia di 114 Nm a 11.000. Rivisti molti dettagli, alleggeriti e riprogettati. Il silenziatore in titanio, che è stato messo a punto dallo stesso fornitore del Repsol Honda MotoGP Team, ha un sound grintoso, rauco e cupo fino a metà regime, acuto e graffiante in allora, con una riduzione di peso dell'impianto di 2,8 kg. Il 4 cilindri in linea risulta molto fluido, non strappa e soprattutto ci permette di concentrarci solo sulla guida, grazie anche al traction sensibile e intuitivo. Più cavalli non significano necessariamente cattiveria pura e questa Honda spinge regolare, anche ai medi regimi, aiutandoci ad uscire anche dalle curve più strette con una progressione esaltante. Passati i 7.000 giri il 4 cilindri acquista consistenza, ma è oltre i 9.000 giri che cresce la spinta e diventa davvero cattivo, con un allungo deciso da costringerci ad aggrapparci ai semimanubri con forza. La Honda Fireblade 2017 è anche la prima moto Honda ad essere dotata di comando dell'acceleratore throttle by wire, lo stesso sistema utilizzato sulla MotoGP omologata per uso su strada, l'RC 213 VS. Debutta la piattaforma inerziale a 5 assi che rileva costantemente la posizione, le accelerazioni e il movimento della moto durante la guida.
La frenata è potente e modulabile ed in questo tracciato fatto di sali e scendi bisogna usare entrambi i freni. L'ABS sembra fin troppo invasivo, ma Portimao è così particolare da rimandare il nostro giudizio definitivo a quando la potremo provare in altri circuiti. Stessa cosa vale per l'anti-wheeling. Forzando il ritmo, nella seconda parte del circuito, ci troviamo con l'anteriore che si alleggerisce, soprattutto per le caratteristiche tecniche del tracciato. Anche cambio e frizione sono a punto. Le marce si innestano rapide e precise, grazie anche alla frizione antisaltellamento e al sistema quick shifter e downshift, che regalano la possibilità di passare ad un rapporto successivo o scalare senza utilizzare la frizione. Questa nuova Honda CBR1000RR Fairblade SP è da considerarsi una superbike con targa, fanale e specchietti, senza compromessi e senza nulla da invidiare le migliori concorrenti. Le sospensioni sono Showa, con steli da 43 mm, che si avvalgono della tecnologia BPF, Big Piston Fork. Il risultato è un controllo più preciso e uno smorzamento più fluido. Completamente regolabili, come anche la posteriore, con ammortizzatore Showa a doppia camera. Le novità non finiscono certo qui, visto che la centralina permette di giocare con altri sistemi di controllo, come il Power Control su 5 livelli, o il Select Table Engine Brake, il freno motore elettronico, regolabile su 3 step. Tutti i sistemi elencati sono gestiti da 3 Riding Mode standard, più 2 User, dove tutti i parametri possono essere liberamente combinati e regolati. Il sistema di ABS è di tipo cornering, cioè in grado di leggere la posizione della moto in frenata, gestendo la potenza dell'impianto in funzione dell'angolo di inclinazione. Minimalista e dinamico. Questi due aggettivi descrivono efficacemente il nuovo stile della CBR1000RR Fairblade 2017. A 25 anni dalla nascita, la Honda CBR Fairblade si rinnova con un cospicuo miglioramento del rapporto peso-potenza ed una riprogettazione quasi totale. Abbiamo avuto l'onore di testare la Standard e l'SP sull'affascinante e tortuoso circuito di Portimão, in Portogallo. Una moto dal look più aggressivo e con una carenatura decisamente rinnovata nella parte alta, più stretta di 24 mm, che esprime come meglio non si potrebbe un senso di velocità che lascia presagire traguardi molto ambiziosi. Sia il frontale che le aree laterali sono cambiate, privilegiando una linea più spigolosa e aggressiva, grazie anche all'impianto luci full LED, con i doppi proiettori anteriori dotati di abbaglianti e anabbaglianti su entrambi i lati. La Fairblade 2017 è dotata di un cruscotto compatto con display a colori TFT LCD. Complessivamente il nuovo modello pesa solo 195 kg, ben 15 in meno rispetto alla precedente versione, oltre ad essere più potente di 11 cavalli. Ora sono complessivamente 192. Il prezzo, amici di Motori Online? La nuova Honda CBR1000RR sarà disponibile a partire dal mese di marzo a 18.790 euro, mentre per la versione SP a 23.590 euro.